Eccoci alla DER di Roma, che adesso si chiama Studi Fabrizio Frizzi, da qualche anno, per cercare di intervistare qualche nuovo personaggio di fama nazionale e magari anche internazionale. Aspettiamo un attimo il loro arrivo, vediamo cosa facciamo oggi. Francesco, un attimino con me, il padre Fernando, cos'è ecco qua Francesco Mosè. Cos'è sta roba? Canale Fernando Mariani di YouTube, ma anche un giornale locale. Allora Francesco, come mai oggi ti trovi qui alla DER, cioè gli studi Fabrizio Frizzi? Siamo qua perché si parlerà di Olimpiadi, di cose, c'è anche Gustavo Toni. E andiamo dalla... Ma tu hai mollato tutto, la bici l'hai mollato oppure ancora? Io vado in bici, ma non corro più. Io dicevo se l'avevi mollata. Adesso sono andato anche ieri in bici e vado a sciare, faccio di tutto. Fai tutti gli sport possibili e immaginabili. Che altra cosa fai? Diciamo vado in campagna, faccio il vino. Fai il vignaiolo. Se no ci fanno bere solo acqua. Grazie Francesco, grazie, è molto piacere averti conosciuto. Vai. Mi devi perdonare, Gustav, prima mi sei sfuggito, non ti avevo riconosciuto, sai, non portavo gli occhiali, quindi... Allora, come va, Gustav? Tutto bene. Tutto bene, cosa fai questo periodo? Questo periodo? Ma su da noi sciamo ancora. Ancora gli dai forte, diciamo, eh? Ma forte no. Forte no, Sciamo un po' con i clienti e ci divertiamo. Grande sciatore italiano che, diciamo, ci ha onorato in tutto il mondo. Grazie. Allora, grazie. Come mai siete qui? Siamo invitati qui a Domenica Inn. Dovete parlare delle Olimpiadi? Un po' di Olimpiadi, di un libro, un po' di generale. Un po' in generale? Avete fatto un libro? Sì. Allora, grazie e buona trasmissione. Grazie. Facciamo anche una foto, ricordo. Grazie. Aspetta.